Benvenuti amici a questo nuovo appuntamento con la dritta e il risultato esatto. In questo video la partita che per noi è la più sicura da consigliare per le scommesse e il risultato esatto una quota un po' più alta per azzardare e provare a vincere qualcosina di più. Ciao a tutti ciao. Amici, ciao! Terza giornata di campionato. La dritta la settimana scorsa è entrata proprio in maniera quasi imbarazzante per la semplicità. Gol e over di Torino-Atalanta. Risultato... Ci siamo neanche divertiti. No, proprio così, proprio vista così. Esatto. Risultato esatto del Sassuolo 1-3, mancato per poco, anche se poteva finire anche 1-7. Quindi, insomma. Però a noi ci bastava un golletto in meno, un altro gol da annullare a Caputo. Per questa settimana la dritta... Andiamo, ritorniamo sul Sassuolo, quindi la partita. Ci ha traditi la prima giornata. Sì, la seconda invece poi siamo andati bene. Sabato ore 15, Sassuolo Crotone. Per questa settimana andiamo con la dritta 1 più over 2,5, quota 2,05. Bravissimo. E ora il maestro ci spiega un po'. Allora. Sassuolo che siamo sempre stati abbastanza ammirati dal gioco che fa, soprattutto offensivamente parlando. Sì. È una squadra che ha tanta qualità soprattutto da un punto di vista tattico, tecnico, insomma comunque ma anche tanta personalità, e abbiamo, infatti siamo rimasti un po' sorpresi da quel pareggio col Cagliari casalingo, sì, ma anche casuale ha avuto tante occasioni, però se uno vede bene la partita è stata molto molto casuale come risultato, come purtroppo ci sta, nel senso il calcio è così, bisogna anche considerare degli aspetti non ponderati casuali, esatto. E quindi di conseguenza poi abbiamo ritrovato il Sassuolo che ci aspettavamo, cioè poi è andato a vincere 4-1, come detto te poteva benissimo essere 6-7-1, insomma sì. fuori casa anche se con una neuromossa non è mai facile. Assolutamente. Adesso affronto un'altra neuromossa, perché il Crotone è una neuromossa e secondo noi con gli stessi limiti pressappoco dello Spezia, comunque sì, siamo lì. Una squadra molto comunque 6 gol subiti, molto limitata, insomma, ha preso 4 gol dal Genoa, comunque ne ha presi poi 6 dal Napoli, insomma è una squadra molto molto in difficoltà in questo momento, non la vediamo strutturata per salvarsi in questo momento, poi magari arriveranno altri giocatori, però in questo momento è difficile pensare a una salvezza del Crotone, almeno del Crotone visto fino adesso, però c'è da dire che comunque anche se per esempio col Genoa c'è stata una rovinosa sconfitta, però avevano creato, sì, ma davanti a Milan hanno creato un po' di meno, davanti hanno qualche qualità, però comunque qualcosa creano, qualcosa, ecco perché vediamo 1-1 e poi per cercare di alzare la quota e farla diventare oltre la pari vediamo un over 2,5, esatto. Quindi che finirà 2-1, 3-0, 3-1, 4-0, insomma, e quindi noi ci proviamo con questo pronostico, l'over 2,5 più l'1 del Sassuolo a 2,05. Bellissima quota, mentre per il risultato esatto andiamo sulla partita di Benevento, domenica ore 15, Benevento-Bologna, due squadre che nell'ultimo turno hanno fatto tantissimi gol, 3-2 da una parte, 4-1 dall'altra. Vediamo più forte il Bologna e quindi diamo come risultato esatto la vittoria del Bologna per 3-1. Quindi risultato esatto 1-3, quota 17. Quota 17, ci proviamo perché comunque è una partita che secondo i bookmakers è molto equilibrata. Noi la vediamo sì, è leggermente favorito il Bologna. A noi ci sembra un po' un azzardo perché comunque il Benevento sì, è iniziato bene, però rimangono dei limiti. Bologna sicuramente più navigato, allenato da un allenatore di esperienza, una squadra di esperienza. Secondo me può vincere e può farlo per 3-1. Ci piacciono molto questi due segni, speriamo bene. Ovviamente noi ci vediamo per tantissimi video su questa giornata di campionato. Guardate lo studio per la vittoria, dove abbiamo analizzato nel dettaglio tutte le partite di Serie A, quindi con tutti i pronostici e tutti i consigli del Fantacalcio. Buona fortuna a tutti e a noi. Per questa dritta, per questo risultato esatto, e ci vediamo per la prossima giornata sempre con questa rubrica. Ciao amici, ciao. Ciao.